Si è svolta in tutta Italia la giornata mondiale contro la violenza femminile di ogni genere. Anche Cerignola nel Foggiano ha aderito con l'iniziativa organizzata dall'Inner Wheel locale, in collaborazione con l'associazione Logos, Centro Antiviolenza di Foggia e Litis Righi, suddivisa in due parti. La prima intorno alle 15:30 di martedì, con un'intensa riflessione presso Piazza Vittime della Violenza, dove hanno partecipato autorità civili, associazioni e sindaci dei comuni di Cerignola e Stornara. Il secondo momento presso Litis Righi, con un flash mob in cui intorno ad un grande cerchio c'erano delle scarpe rosse per ricordare le donne che sono state uccise e violentate dalla mano dell'uomo. Poi sceneggiato un racconto su una violenza tratto dal libro di Dacia Maraini, Toccante quanto basta, e poi un dialogo e un confronto insieme alla coordinatrice del centro antiviolenza di Foggia, Lara Vinciguerra, che sta eseguendo insieme allo stesso istituto Righi e in collaborazione con l'Inner Wheel un interessante corso di formazione suddiviso in una serie di 10 incontri cominciati lo scorso ottobre.